Sì, per si può cominciare. Sì. Buongiorno e benvenuti a tutti. Avremo questa mattina l'opportunità di vivere un incontro di rilievo eccezionale con il professore Jean Guiton, un incontro che è stato favorito e reso possibile dall'istituzione di un premio. Come già avevamo annunciato durante l'edizione 87 del meeting, in occasione di una conferenza stampa a cui parteciparono il presidente Giulio Andreotti e il dottor Giuseppe Ciarrapico, è stato istituito il premio Fondazione Fiuggi Meeting 88, un premio che si articola in due sezioni. La prima sezione, da assegnarsi ad una personalità vivente della cultura mondiale, distintasi per l'impegno dedicato alla difesa dei valori culturali, spirituali e religiosi dell'uomo. Tale sezione viene denominata Una vita per l'uomo. La seconda sezione, da assegnarsi invece ad un lavoro monografico inedito di ricerca sui temi, gli argomenti, i personaggi attinenti al titolo del meeting, nell'occasione della sezione per l'88, Cercatori di infinito, costruttori di storia. Lavoro da svolgersi individualmente o in gruppo. Hanno fatto parte della giuria che ha stabilito i vincitori dei due premi l'onorevole Giulio Andreotti in qualità di presidente, il professor Adriano Bausola, il professor Rocco Buttiglione, monsignor Fiorenzo Angelini, il professor Carlo Petrocchi ed io nella qualità di presidente del meeting e vicepresidente della giuria. A queste autorevoli personalità mi è gradito porgere un doveroso e sincero ringraziamento per il prezioso contributo che hanno accordato alla realizzazione di questa iniziativa, con la quale il meeting ha voluto inaugurare una nuova e significativa modalità di incontro con chi, in varia misura, ha vissuto esperienze e testimoniato una sensibilità a cui guardare come a dei riferimenti essenziali per poter imparare a vivere di più da uomini. Un altrettanto caloroso ringraziamento, particolarmente sentito, vorrei rivolgere a chi, insieme al meeting, ha reso possibile l'istituzione di questo premio. Mi riferisco ai due amici che ho citato prima e che siedono accanto a me: il ministro degli esteri, onorevole Giulio Andreotti, presidente del premio Fiuggi, e il dottor Giuseppe Ciarrapico, naturalmente presidente di Italfin 80, sponsor generale del meeting. La soddisfazione per la loro presenza qui fra noi è pari alla riconoscenza per gli attestati di amicizia che in questi anni ci hanno costantemente accordato. Saranno loro tra poco a premiare i vincitori delle due sezioni del premio Fondazione Fiuggi per la Cultura Meeting 88. La proclamazione dei vincitori è già avvenuta a Fiuggi in occasione dell'assegnazione dei premi Fiuggi per la Cultura, appunto, nello scorso mese di luglio. Passo ora ad annunciare qui i due vincitori, invertendo l'ordine delle sezioni. Si tratta, per la seconda sezione, della rivista Synesis, che raccoglie il lavoro fatto in questi anni dei centri culturali. Perciò il premio sarà consegnato al professor Onorato Grassi, presidente dell'Associazione dei Centri Culturali. Per la prima sezione, e di questo l'incontro eccezionale cui mi riferivo all'inizio e che vivremo fra breve, è stato premiato il professor Jean Guiton, per la testimonianza feconda di un pensiero cristiano fedele e originale, che ha saputo illuminare con le ragioni della fede il travaglio contemporaneo dell'umana ragione. Passo ora la parola al dottor Giuseppe Ciarrapico, che consegnerà poi il premio alla rivista Synesis. Uh,
ad alcuni giornalisti che cortesemente mi interrogavano in occasione della conferenza stampa che ha aperto questo meeting di Rimini 1988 e mi chiedevano perché il gruppo Italfino 80, quindi Fiuggi, sponsorizzava come sponsor generale così massicciamente il meeting di Rimini, ho avuto occasione di rispondere, e questo nel senso vero, che la nostra sponsorizzazione del meeting di Rimini 1988 e della precedente edizione 1987 è la naturale conseguenza e la logica conseguenza di quella scelta di promozione di impresa attraverso cultura che noi abbiamo fatto alcuni anni fa, forse dai primi, proprio con la istituzione dei premi Fiuggi e con la Fondazione Fiuggi per la Cultura. Fu l'onorevole Andreotti a ispirarci quella scelta promozionale e senza dietrologia alcuna ci onoriamo di essere amici dell'onorevole Andreotti, ma soprattutto ci onoriamo di poter avere in lui un riferimento umano e culturale che non è colpa nostra se è la scelta di moltissimi italiani, di uomini di buona volontà e di fedeli cittadini della Repubblica. Dico naturale conseguenza di quella scelta di promozione di impresa attraverso cultura perché se la Fondazione Fiuggi per la Cultura attraverso i premi annuali, il premio internazionale triennale, ci consentono un rapporto con la cultura così vissuta oggettivamente, la sponsorizzazione del meeting di Rimini ci consente di vivere la cultura, checché se ne dica, tanta forza spontanea di buona volontà umana, di ingegno, di disponibilità di migliaia e migliaia di giovani sono senz'altro inequivocabilmente una delle più grosse realtà culturali dell'Italia e della società italiana di oggi. Qualcuno ha creduto in questi giorni, e consentitemi di parlare al plurale perché ormai mi ritengo uno di voi, di venire ad insegnarci qualche cosa in fatto di cultura. Qui credo che a Rimini ci sia da imparare prima ancora che da insegnare. C'è da imparare l'umiltà di chi vuol conoscere, analizzare la società nel momento in cui è vissuta, la società nel suo rapporto con l'infinito, col trascendente, con Dio. Noi siamo orgogliosi quindi, come operatori di impresa, di poter partecipare a questa grande corale operazione culturale che è il meeting di Rimini. E adesso tocca a me poter consegnare, con la motivazione che ascolterete, il premio alla rivista che ha ritenuto, attraverso un insieme di studi pubblicati nel 1988, di individuare un'analisi attenta e direi rispondente a quello che è il nostro tempo dell'homo religiosus. Ecco, durante questo secolo, agli inizi, quando la teoria del superuomo sembrava avere dei riscontri culturali, si affermava che la storia era fatta da giganti che si tendevano le braccia attraverso i secoli. Noi crediamo che più umilmente, ma nella verità, la storia sia fatta da uomini di buona volontà che si tendono le braccia attraverso i secoli. Ma sono uomini di buona volontà che proprio per questo sono uomini che hanno il senso della religiosità. Perché non si può operare nel divenire umano se non col senso dell'homo religiosus, perché nulla può sostituire, perché l'uomo non si senta solo, che in ogni momento si ponga dinanzi alla domanda ultima sulla propria natura, sul proprio destino,
su quello che dall'infinito ci guida e ci dà forza di vita. Grazie. Viene ora letta la motivazione del premio alla rivista Synesis. La raccolta di studi, posta sotto il titolo complessivo Il senso religioso, è dovuta a 7 autori che studiano sotto diverse angolature, ma in coordinazione, il senso religioso nell'uomo, quale dimensione profonda della sua natura e quale matrice importante e spesso decisiva della sua storia. Da una parte viene ripercorsa la storia dell'homo religiosus nella cultura, a partire dalle più lontane origini. Dall'altra viene svolta un'indagine su alcune delle più alte espressioni letterarie o artistiche del genio umano, quando questi si pone di fronte alla domanda ultima sulla propria natura, sul proprio destino. Gli studi premiati, che sono pubblicati nel numero 1 dell'88, sono dovuti ai seguenti 7 autori: Édouard Bonnet, Julien Ries, Jean Ladrière, Antonino Poppi, Guido Sommavilla, Hermann Kunisch, Javier Martinez. Gli autori profondono nei diversi saggi una cultura ed una competenza, volta a volta in campo filosofico, letterario, scientifico e teologico, di primo ordine, e recano contributi di notevole rilievo al lumeggiamento del grande tema trattato. La diversità degli stili e degli approcci, lungi dal costituire ragione di dispersione, offre in questa raccolta la possibilità di una lettura dell'esperienza religiosa unitaria ma non monotona, e ci aiuta ad una interpretazione non riduttiva di tale fondamentale esperienza, che è umana e più che umana. Per il loro livello complessivo, questi studi si collocano inequivocabilmente in prima posizione tra quelli presentati per il premio. Invito il professor onorato Grassi a salire sul palco per la consegna del premio da parte del dottor Ciarrapico. Cedo ora la parola al presidente Giulio Andreotti, che consegnerà poi il premio a Jean Guiton. Cari amici, mi sembra pieno di significato che in questa tornata del meeting, nella quale si consegnano i premi, sia qui presente il cardinale Achille Silvestrini. Nella Divina Commedia vi sono molti ruoli, ma certamente, pur apprezzando dal punto di vista letterario tutto, noi siamo un po' più legati ai ruoli del Paradiso. Perché un premio? Si dice qualche volta che i premi sono troppi, ma agli uomini di cultura non ne vengono poi riservati molti. E la gratitudine che verso i veri uomini di cultura, perché poi ci sono quelli che si definiscono da soli tali, ma che
ancora devono dimostrare di esserlo. Noi ai veri uomini di cultura non sapremo mai abbastanza dare il riconoscimento del valore del loro apporto per tutto l'insieme della vita sociale, quello che appare, quello che è preliminare e anche quello che non appare. Questo premio legato dal gemellaggio che la Fondazione Più G Cultura ha fatto con il Meeting nasce all'insegna dell'umanesimo. Vi è forse un momento che tutti ricordiamo, la conclusione del Concilio Ecumenico, quando il Papa Paolo VI, nel dare ai rappresentanti di tutte le categorie una copia degli atti finali del Concilio stesso, dette agli uomini di cultura questo messaggio, che era diretto in modo particolare ai cristiani: anche noi abbiamo un umanesimo. E da questo ci siamo ispirati per il premio che adesso viene consegnato. Noi cerchiamo, anche nella attribuzione dei premi normali, non quelli collegati al Meeting della Fondazione, di aver sempre di mira questo apprezzamento per l'apporto che si dà alla conoscenza e alla salvaguardia dell'uomo come tale. Quando l'anno scorso dovemmo dar per la prima volta il premio internazionale, scegliemmo non a caso uno scienziato americano che era arrivato ad una grande scoperta, la risonanza magnetica nucleare, era arrivato per questa concezione elementare. Era un grande radiologo e disse che un giorno, sottoponendo un bambino ai raggi X, ebbe il timore che l'entrata di questi corpi estranei in questa creaturina potesse magari a scoppio ritardato produrre dei risultati negativi, e si mise a studiare qualche cosa che consentisse di fotografare l'interno dell'uomo non immettendo delle sostanze, ma carpendo i messaggi, in questo caso i messaggi magnetici che vengono dall'uomo. Ho voluto ricordarlo nel momento in cui noi stiamo qui a premiare e ad onorare una delle più grandi figure della cultura francese ed europea, ma diciamolo pure con senso di grande orgoglio, una delle grandi figure del cattolicesimo contemporaneo. Forse la provvidenza di Dio ha voluto che Guiton nascesse nel 1901 per poter fare lungo tutto questo tormentato XX secolo un itinerario di testimonianza e di dono. E noi gli auguriamo veramente di completare tutto questo XX secolo. Le sue opere sono molte, non sto qui a impiccolire con una elencazione il significato simbolico della manifestazione, ma certamente dal primo lavoro, Il tempo e l'eternità, da Plotino a Sant'Agostino, all'ultimo lavoro di 2 anni fa sul silenzio, sull'essenziale, vi è veramente una gamma di una profondità, ma nello stesso tempo, perché cultura vera, di una accessibilità di questa elaborazione che è insieme filosofica e ha anche un altissimo pregio
letterario oltre che un profondo significato didattico e religioso. Il premio, appunto, parla di persone che dedicano se stesse alla difesa dei valori culturali, spirituali e religiosi dell'uomo. E Jean Guiton questo lo ha fatto e lo fa in una misura eccezionale, con una qualità che giustamente lo portò ormai dal non vicinissimo 1961 a far parte brillante dell'Accademia di Francia. Mi sia però consentito, e spero che a Jean Guiton non dispiaccia, rilevare che nell'elenco delle sue opere ve n'è una, la Vergine Maria, che è veramente uno studio di una grande profondità ed un libro che è insieme di cultura e di meditazione. E Jean Guiton veniva a Roma per molti anni, il giorno del nome di Maria, l'8 settembre, per passare una giornata insieme a Paolo VI, di cui era veramente amico nel senso migliore di questa parola. Era molto bello nella vita di un Papa di abbandonare per un giorno tutte le udienze di tabella, tutti gli altri impegni, per avere questo contatto culturale e spirituale con un uomo della levatura di Jean Guiton. Ed era bello per Jean Guiton questo fedele pellegrinaggio a Roma nel nome di Maria. Mi pare che questo sia forse il segno più bello che noi possiamo porre alla attribuzione di un premio, che certamente è fatto in nome di questi valori culturali in generale, dei valori spirituali, ma è fatto anche in nome dei valori religiosi. Io credo, giovane, della conclusione, perché poi deve essere letta la motivazione e poi Jean Guiton dirà da sé chi è Jean Guiton, ma a me pare molto bello che l'anno in cui noi abbiamo attribuito questo premio, questo anno in cui per grazia di Dio ancora una volta ci troviamo insieme al meeting, sia l'anno di una grande rivincita della religione, quella che doveva essere la cancellazione definitiva del valore religioso, equiparato alla droga, l'oppio dei popoli, ha avuto veramente nella celebrazione del millenario della Santa Russia, ha avuto questa nuova fase. Ci possono essere in altri momenti, in altre sedi, discuteremo di perestroiche, di trasparenze, tutto questo in questo momento è secondario. Ci sembra importante, giovani, che voi che non avete avuto mai paura di dirvi religiosi, che non avete mai soggiaciuto alla meschinità del rispetto umano, oggi più degli altri potete gioire, perché vediamo che questa religione non è più considerata una causa di deminuzio per l'uomo, ma anche si è forse oggi, e chi arriva in ritardo, chi arriva presto, la mercede è sempre la stessa, secondo la parabola del Vangelo. Oggi tutti... Oggi tutti ringraziamo Dio per aver fatto in modo che anche coloro che non credano però si avvicinino almeno con rispetto ai valori religiosi. È l'anticamera per quella cristianizzazione vera del mondo per la quale noi con tanta fede e con profonda umiltà cerchiamo di lavorare.
Pregherei ora il professore Jean Guiton di salire e di sedersi con noi. Ecco, ascoltiamo ora la motivazione del premio al professore Jean Guiton. Nato a Saint-Étienne, Loire, nel 1901, allievo di Brunswick e di Bergson, che riconobbe in Guiton il suo erede, Jean Guiton è una delle figure più rappresentative del pensiero cattolico contemporaneo. Dopo la tesi su Le temps et l'éternité chez Plotin e Saint-Augustin, 1933, ha pubblicato una serie di opere rivolte allo studio dei rapporti fra cattolicesimo e pensiero moderno. Professore dal 1948 al 1954 all'Università di Digione, nel 1955 è chiamato alla cattedra di filosofia e di storia della filosofia alla Sorbona. L'anno precedente riceve il Grand Prix de la Littérature dell'Académie Française per la sua opera letteraria e filosofica. Nel 1961 è eletto accademico di Francia. Dopo il 1959 Guiton scrive varie opere che, dall'Église et l'Évangile 1959 all'Église et le Concile e Le Christ écartelé 1963 preparano e spiegano il Concilio Ecumenico Vaticano II. Fu il solo laico chiamato da Giovanni XXIII, che conobbe quando questi era nunzio a Parigi, ad assistere alla prima sezione del Concilio 1962. Partecipò poi come uditore laico alle altre sessioni, 1963. Dalle mani di Paolo VI ricevette l'8 dicembre 1965, alla chiusura del concilio, il messaggio agli intellettuali. L'amicizia con Paolo VI, ha dichiarato recentemente, è stato l'avvenimento più importante della mia vita. Per 27 anni sono stato suo amico, e 27 anni sono molti nella vita di un uomo. Il celebre libro intervista, il primo della storia con un papa, Colloqui con Paolo VI, seguito da Paolo VI Segreto, fu tradotto in tutto il mondo. Quando Paolo VI morì, il governo francese delegò Guiton a rappresentarlo sia alla funzione funebre che all'elezione del nuovo papa. Amico sin dalla giovinezza di Mounier, Teilhard de Chardin, Bergson e in seguito di Mauriac, Claudel, Bernanos, Maritain, Jean Guiton ha scritto numerose opere sui temi più vari, che vanno dalla filosofia ai romanzi, dai saggi alla critica biblica alla pittura. Nel panorama della riflessione e della pubblicistica di questo secolo, Jean Guiton occupa un posto di rilievo. Egli, infatti, sulle tracce della più autentica tradizione cristiana e filosofica che va da Agostino a Tommaso, ha sentito la ragione dell'uomo in senso classico come la grande apertura dell'essere sul significato e la fede come la risposta gratuita e pienamente umana a tale attesa. Della ragione moderna ha sentito limiti e grandezze, divenendo il più appassionato accompagnatore del pontificato di Paolo VI, che ha fatto conoscere in tutto il mondo con i suoi dialoghi.
Di Giovanni Paolo II è stato attento ascoltatore ed interprete, anche nel rischio di andare controcorrente di fronte ai silenzi colpevoli di tanti uomini. Ragione e fede egli ha sempre sentito e vissuto nel loro incontro ecclesiale, là dove la Chiesa diventa avvenimento e luogo della presenza del divino nell'umano. Della continuità storica della Chiesa è stato cantore, oltre che discreto e appassionato testimone. Ora il presidente Giulio Andreotti consegna il premio a Jean Guiton. Nell'occasione, l'associazione del meeting con una targa vuole ricordare questa splendida occasione d'incontro con il professor Guiton. Siamo ansiosi a questo punto di ascoltare il professor Guiton. Onorevole, cari amici, il vostro invito è stato una grande felicità per me e, come per Eugène Ionesco, una grande data, forse una delle più grandi date della mia vita. E vi dirò subito anche il perché. Come lo abbiamo ricordato, sono nato con questo secolo praticamente, il 18 agosto 1901, onorevole Andreotti. E tutto sta a indicare che io sto per arrivare alla fine del mio cammino in questo mondo. Ora, però, per un uomo, qualunque esso sia, c'è forse una più grande felicità. Esiste una migliore e più bella data nella propria vita? Di quella di poter trasmettere un giorno alla gioventù, cioè all'avvenire del mondo, ciò che è essenziale, ciò che fu essenziale nel proprio pensiero e nella propria vita. C'è una più grande felicità se non quella di poter portare a crepuscolo della propria vita una testimonianza sulla propria vita. Un grande poeta francese un giorno disse: veniamo al mondo vecchi, bisogna cercare di morire giovani. Sono oggi a Rimini per tuffarmi nuovamente nella vostra giovinezza e per cercare di morire giovani. Io vi parlo pensando che oramai siamo arrivati a una data straordinaria, forse anche il momento più drammatico della storia del mondo e dell'umanità su questo pianeta Terra. Perché, senza rendersene conto, nel 1945 per l'esattezza, all'ora di Hiroshima, l'umanità è entrata in una era assolutamente nuova. E se si accetta il cristianesimo, ebbene, insomma, non c'è mai stata nessuna data più drammatica
più importante nella storia, nella lunga storia degli uomini che voi volete testimoniare e rappresentare in questo meeting. Perché? Perché? E beh, lo dirò in due parole. Prima di Hiroshima, l'uomo era mortale. L'uomo si sapeva mortale, ma l'umanità non sapeva che anch'essa poteva morire. Da Hiroshima in poi, l'uomo continua ad essere mortale, ma oramai anche l'umanità sa di essere mortale e che può morire, forse in pochissimi secondi. Ora, l'avvenire, l'avvenire che questa gioventù che voi vivrete all'orizzonte 2000 ed oltre sarà una scelta come mai nessuna e poi nessuna generazione ha dovuto compiere, una scelta tra il meglio e il peggio. E questa scelta, gioventù del mondo, gioventù di Rimini, gioventù del meeting, questa scelta è tra le vostre mani. Ecco perché sono qui, in un momento che credo essere solenne, a una data capitale della mia esistenza. Volevo in pochissimo tempo, avrei bisogno di 100 ore, ma avrò 10-15 minuti a disposizione per farlo. Comunque, vorrei riassumervi il mio messaggio, la mia testimonianza, la mia esperienza di filosofo e di cristiano. Oppure, per cogliere una parola oggi di moda e che riassume tutto, la mia informazione. La mia vita si è svolta praticamente su due binari. Da un lato sono stato per l'intera mia esistenza un filosofo che ho insegnato anche la filosofia alla Sorbonne, tra l'altro, e simultaneamente sono stato un pensatore cristiano, cioè ho cercato di proporre la fede cristiana, dico anzi cattolica, a tutti i miei contemporanei, cioè con ciò che Giovanni XXIII chiamò l'aggiornamento, usando il loro linguaggio, parlando al loro cuore. Due parole da prima sulla mia esperienza personale di filosofo. Bene, mi sembra che in questo mondo ci sia una profonda crisi dell'idea di verità. Quando parlo con dei giovani francesi, per esempio, osservo sempre che non hanno più idea della verità, cioè pensano che la verità sia relativa, pensano come Protagora, come Protagora, che l'uomo è la misura delle cose, oppure pensano come il vostro grande autore Pirandello, che ognuno ha la propria verità. Invece per me, filosofo, questo è falso. In altri termini, non ci sono delle verità particolari, delle sincerità peculiari,
oltre a tutte le sincerità, c'è qualcosa di che non cambia mai, che è identico, che non muta mai, qualcosa di eterno, qualcosa che si può tradurre in vari linguaggi e gerghi naturalmente, ma che è la vera verità. Penso quindi che la prima verità, la prima cosa da insegnare ai giovani oggi, è la prima cosa che i giovani devono capire e di ristabilire, riaccendere questa fiaccola della verità, l'amore della verità che ci insegna a vivere e che soprattutto, come l'abbiamo visto con padre Maximilian Kolbe, l'unica cosa che ci può insegnare a morire, cosa più difficile che di imparare a vivere. Se parlo di amore, della verità e di ricerca della verità, è perché penso, e mi scuserete se vi dico ciò, che la formazione filosofica, la formazione della ragione, dell'intelletto, dell'intelligenza deve essere primigenea. E se smettiamo di credere nella verità, il cattolicesimo crollerà nella relatività. Passo ora al secondo trittico della mia esperienza. Ho cercato per tutta la mia esistenza, sin dall'età di 10 anni, per tante ore, ogni giorno, ho cercato di pensare il cristianesimo. Non dico a pensare al cristianesimo come fanno tutti, a prendere sul mio cranio il peso totale della religione, no. Ho cercato, seguendo l'esempio di San Tommaso, di Sant'Agostino, di pensarlo in uno spirito, in una mente formata dalla critica moderna. Ora, vorrei riassumere questa mia idea, che coinciderà con l'indicazione che mi è venuta dall'onorevole Andreotti, chiedendomi oggi di parlarvi della mia esperienza sul problema della continuità e della perpetuità dell'identità anche della religione cristiana. Per darvi qui il frutto, in poche parole, di ore e ore di riflessione, direi questo. La storia, o almeno ciò che noi chiamiamo storia, assomiglia a un grande fuoco di artificio. Cioè, vedo dei razzi che sono lanciati nella notte, ma la maggior parte di questi razzi, dopo essere salite per un po' nel cielo, ad un tratto scoppia e crolla, ricade a terra. Questi sono gli imperi, le civilizzazioni, le culture, le nazioni. Guardate la storia dell'Egitto, della Grecia, la storia di Roma, la storia di tutti gli imperi orientali ed occidentali. Guardate la storia stessa della nostra cultura scientifica moderna, che inventò tutto, si dice, e che domani è capace di tutto distruggere. Ovunque, vedete questi razzi che salgono nel cielo, poi ad un tratto scoppiano e ricadono a terra, crollano, ma nello stesso tempo in cui vedete questi razzi salire e poi scomparire, su un unico asse che parte da Abramo e che continua
con Giovanni Paolo II. Cosa vedete su questa linea, su quest'asse? Vedete la verità comunicata agli uomini, la verità morale, la verità eterna. E come lo diceva l'onorevole Andreotti, vedete un fenomeno di continuità, un fenomeno di continuità che inizia con Abramo, i profeti ebrei, che ha alla sua estremità, che cambia sempre perché si evolve, progredisce con l'incarnazione del Figlio di Dio e poi trova il seguito a Roma nei successori di Pietro, Papa dopo Papa, fino a Giovanni Paolo II. Ecco l'asse, ecco la perpetuità, ecco il miracolo storico, miracolo che ognuno di noi può vedere. Basta riflettere un attimo sulla storia e paragonare le civiltà, le culture che salgono come un razzo e poi crollano, eppure c'è questa continuità, questa perpetuità, questa identità su un unico asse, in mezzo a un vortice di crisi. Questa Chiesa è sempre minacciata. Nonostante tutte le crisi, attraverso queste crisi, come lo vediamo oggi, essa continua sempre. Ecco ovviamente quale è stata la mia esperienza nella mia vita. Lo ripeto, è sempre molto difficile riassumere un pensiero di tanti anni. E come diceva uno dei nostri scrittori, ci vuole tanto, tanto tempo per essere brevi. Bisogna passare tanto tempo per tagliare, tagliare e poi ancora tagliare per lasciare l'essenziale. Bisogna sacrificare, bisogna sapersi piegare a un orario spaventoso. Però si può arrivare a una conclusione. E cioè, sia dal punto di vista della ragione nella ricerca della verità, sia anche dal punto di vista della fede, nello studio della storia e nel paragonando la storia della Chiesa con la storia dei mondi, sono convinto che a favore della Chiesa cattolica c'è comunque uno straordinario privilegio, e cioè, per riassumere i due emisferi del mio pensiero, il privilegio di aver incarnato la verità nel mondo. Ecco, detto questo, vorrei aggiungere che siamo arrivati ad un tornante, a un momento capitale e drammatico, meraviglioso anche per la gioventù nella storia del mondo. Perché la gioventù che è qui davanti a me, voi tutti che rappresentate qui a Rimini la gioventù del mondo intero, a questa gioventù che tra poco varcherà la soglia del 2000, a questa gioventù vorrei dire una cosa: su di voi, a voi tocca una scelta. Una scelta meravigliosa, splendida, ma in un certo senso anche terribile, cioè di aiutare l'umanità con la Chiesa, attraverso la Chiesa, a continuare la vita e a non affondare, a vivere e a sopravvivere. Veramente? Ho motivo di pensare che non c'è in tutta la storia un secolo paragonabile a questo secolo sul finire, e forse il ventunesimo secolo sarà, grazie alla gioventù, grazie a voi, sarà un secolo ancora più luminoso. Perché? Perché, sempre per condensare il mio pensiero,
Penso che se una briciola di critica, una briciola di scienza, un po' di informazione ci portano lontani da Dio e dalla Chiesa, come lo vediamo oggi, ebbene, se un po' di scienza ci allontana da Dio e dalla scienza, da Dio e dalla Chiesa, molta scienza ci riporta a loro. Se nella mia vita c'è un'esperienza, è proprio questa, che la scienza in una prima fase allontana e in una seconda fase la stessa scienza riporta a Dio, alla Chiesa, come lo vediamo, come lo leggiamo nell'evoluzione della scienza contemporanea. Ecco, ecco come ed ecco perché veniamo al mondo vecchi e bisogna cercare di morire giovani. E grazie a voi in questa giornata veramente unica nella mia vita, dopo questo quarto d'ora che sta per concludersi con voi, ho la speranza di una nuova gioventù e vi vedo nell'avvenire. Penso che l'altro giorno ad Olimpia si è acceso la fiaccola del maratoneta olimpico, che fra 15 giorni arriverà a Seul per i giochi olimpici. Allo stesso modo io mi considero come un povero atleta olimpico, che però ha l'immensa gioia di poter trasmettere un testimone, una fiaccola, e la corsa olimpica è poca cosa in un certo senso, perché riguarda solo il mondo dei corpi, il mondo fisico, il mondo che tra poco verrà seppellito in tombe, mentre la corsa olimpica, quella della fede, quella vera, è sì una corsa, ma attraverso il tempo e verso l'eternità. Ora, un'ultima parola, che non ho affatto preparato, ma che mi è scaturita qui, parlando con il Cardinale e con l'onorevole Andreotti. Vorrei ricordare una parola di Paolo VI, perché, vedete, Paolo VI è un Papa che ho amato molto. La prima volta che ci siamo incontrati era l'8 settembre 1950, pensate, erano le 15 del pomeriggio, me lo ricordo ancora, e non aveva ancora fatto colazione, per essere precisi. Mi guardò negli occhi e mi disse: le chiederò di prestarmi giuramento. Beh, sul momento, un po' stupito, aprì le orecchie e mi chiese: le chiedo di venire per l'intera sua vita, breve o lunga che sia, per tutta la sua esistenza, venga l'8 settembre, giorno della Vergine, a trovarmi. E così ho fatto 27 volte l'8 settembre, e volevo tornare l'8 settembre, quando morì, il giorno della trasfigurazione, un mese prima dell'8 settembre. La trasfigurazione era una festa che era perfetta, era fatta su misura per lui, perché l'intera sua vita era stata uno studio della trasfigurazione, della morte e della vita eterna. Monsignor Montini e poi Paolo VI mi dissero l'ammirazione che avevano per un personaggio chiamato Andreotti, nel quale ponevano le loro speranze. E non credo sia un caso se Andreotti sia qui oggi accanto a me. Vorrei aggiungere un'ultima parola. Questa amicizia misteriosa con Montini non veniva solo dal fatto che Montini era pregno di cultura francese, ma che è stato
il Papa probabilmente più vicino alla cultura francese che si sia mai avuto. Questa veniva da lontano e da una cosa molto segreta. Sono stato 5 anni prigioniero di guerra dei tedeschi e scrivevo e dovevo giustificare il fatto che dicevo la messa davanti ad amici che non credevano. Avevo scritto un libro sulla Vergine Maria. Questo libro è stato tradotto all'epoca e Montini lo aveva protetto, mi aveva aiutato perché lui era stato a sua volta molto attaccato. Quindi è la Vergine Maria che ci ha unito in modo temporale ed eterno. Ebbene, vi ho detto, cari amici, tutto ciò che volevo dirvi. Dimenticate ciò che ho dimenticato anch'io. Rimaniamo amici senza vederci. Io me ne andrò e voi rimarrete. Ma rimaniamo amici oltre il tempo, cioè eternamente. Questo applauso è un applauso di gratitudine e di riconoscenza a Jean Guiton. Così te